Chissà che prima o dopo concludiamo il nostro ciclo. Dirò sinceramente che questo finale lo aspettavo meno. Lasciò dei lavori incompiuti, meditanti e umani, oltre a chiudere l'esperienza con persone meravigliose come lei, che mi ha sostenuto e sopportato per tanti anni. Ci siamo conosciuti in età matura ed è stata una grande, anzi enorme fortuna, e credo, senza falsa modestia, anche per lei. Insieme abbiamo vissuto momenti meravigliosi nella natura e nell'impegno culturale. Insieme abbiamo condiviso belle esperienze con Zoe, figlia di Gloria, persona affascinante nei rapporti personali e nella volontà, con la quale abbiamo fatto Zoe, uno splendido esempio di intelligenza e di sensibilità. All'inizio dell'attività anarchica abbiamo avuto la fortuna di conoscere e collaborare strettamente con Umberto Tomasini, testimone e protagonista di lotte meravigliose, anche se spesso, forse per questo, represso, ma piena di amore per l'umanità. Ho conosciuto Clara e ci siamo impegnati con amore con il medesimo scopo di cambiare il mondo che ci circondava. E ciò con strumenti quasi primitivi, ma con una volontà quasi incredibile ai giorni nostri. Importante l'incontro con Paola, militante originaria e priva di tatticismi, negli ultimi anni femminista e sempre più anarchica. In seguito alla collaborazione davvero fraterna tra questi quattro compagni, è stato possibile proseguire le iniziative, piccole ma importanti, che ci hanno portato ad una continuità che organizzazioni di massa, possenti numericamente ma debole moralmente, non hanno avuto, dissolvendosi nel cambiamento sociale complessivo. La nuova fase, inaugurata con la nuova sede, rende evidente come il Germania si sia trasformato in una realtà che, pure tra molti limiti e qualche difficoltà teorica, è in grado di coinvolgere persone apparentemente distratte, che diventano attenti partecipanti delle iniziative proposte con spirito libertario. Sono convinto che, malgrado un clima di repressione pretestuosa, il lavoro ripreso con lo stesso nome del Germania, nel 1946 possa continuare, tra stacco e lievi contraddizioni, nel futuro prossimo. Quello a noi vicino, ma anche quello più lontano. La sede, con la sua creatività artistica e ricordo storico, potrà ospitare straordinarie iniziative ed essere fonte di sorprendenti cambiamenti in un ambiente locale e cittadino apparentemente differente e distante. Adelante, compagni. 28 luglio.